Se sei un figo. Se sei uno che non ha mai un capello fuori posto e sempre la risposta giusta in tasca, beh, ecco, non ascoltare questa storia. Questa è la storia di George Gray e della sua avventura, ma in particolare questa è la storia di molti di noi. Non so se avete presente il panico. Io sono un tipo preciso alla fine. Nella mia testa è piuttosto chiara l'equazione. Sgancio l'ultimo barile e smetto di scendere. Porco Giuda, cosa sta succedendo? Perché continuo ad andare giù? Perché? Vabbè. Se deve andare così... No! Non mi fermo, no! Preferisco morire senza far rumore sott'acqua che vivere una vita in superficie con le vele ammainate. Ci ho messo anima, cuore e sudore in questa spedizione. Adesso indietro non ci torno. Forse è anche l'ultima cosa che faccio. Cosa aveva colpito il fianco della barca e strappato il vecchio Edgar dal suo sonnellino pomeridiano. Si girò di peso verso il lato sinistro e si vide passare davanti un grosso pallone rosso che avanzava spedito. Incuriosito dallo strano oggetto, Edgar richiuse la lunga canna da pesca e con qualche colpo di remi raggiunse la boa, che pareva godere di una vita propria, scivolando sicura sulla superficie. Si sporse goffamente per allungare il braccio e finalmente riuscì a ruotare la boa. Una scritta, dipinta con vernice bianca, recitava: «Attenzione, qui sotto c'è George Gray, un avventuriero, un palombaro, libero». Ho puntato i fari per avere la maggiore illuminazione possibile e sto scendo fino a qui tutto bene. George Gray, l'avventura di un palombaro libero. Radiodramma scritto e diretto da radiobue.it. Liberamente ispirato all'adattamento letterario della poesia George Gray di Edgar Lee Masters ad opera dell'associazione Cora Canè. Radiobue.it dedica il radiodramma ai ragazzi di Cora Canè per la loro avventura all'IM Lab. Voci: George Gray, Pietro Osti. Narratore: Gioia Lovison. La voce che sentite è di Cristina Gottardi. Testi di Pietro Osti e Gioia Lovison. Regia di Tommaso Rocchi, Michele Billato, Antonio Massariolo e Gioia Lovison. Interviste a cura di Daria Benettazzo, Erika Bettin, Giulia Galante e Damiano Martini. Da un'idea di Gioia Lovison.